Siamo con Noemi Signorile, allora, finale di Coppa CF, una partita incredibile, durata più di 2 ore. Voi dovete conquistare 2 set, siete partite sotto 2-0, poi sono arrivati 2 set che vi hanno dato la conquista della finale. Una partita molto diversa da quella di martedì. Sì, ma sapevamo che loro sarebbero scese in campo diverse da martedì, quindi abbiamo un po' avuto difficoltà all'inizio, però poi siamo state brave a non mollare mai, perché comunque sotto ci hanno messo sotto bene, però siamo state veramente brave perché abbiamo recuperato, abbiamo giocato di squadra e si è visto. Poi abbiamo portato a casa la vittoria, che per noi è veramente veramente importante. Quarto set, che secondo te cosa vi ha permesso di arrivare a questa finale? È chiaro che ne parlerete, no? È finita 29-27. Sì, guarda, diciamo che è un periodo che finiamo, facciamo dei set dove finiamo sempre lì. E su questa cosa siamo maturate molto, perché all'inizio magari non riuscivamo mai a portarlo a casa il set quando arrivavamo tirate così. Invece in queste ultime partite lo stiamo facendo bene, stiamo lottando e si vede il risultato, perché comunque non temiamo niente, siamo state proprio brave. E adesso l'obiettivo, oltre che la finale di CF che giocherete tra un po', è giocare ancora con la Pomino. Avete fatto un primo mezzo passo buono, ne manca un'altra metà. Sì, adesso dobbiamo giocare di nuovo contro Monza, non è ancora detto niente, quindi dovremo di nuovo scendere in campo assolutamente agguerrite e speriamo di rincontrarle nei quarti. E tra l'altro, tra pochi giorni, no? Sì. Complimenti, bravissima. Grazie. Grazie, ciao.